Rodrigo, grazie per essere qui con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. E allora, il titolo lo vedete, lo dico anche agli amici a casa, Continuous e-learning, il segreto per il successo dell'azienda. Perché il 2020 è un anno che possiamo considerare chiave per molti aspetti, anche se vogliamo l'anno della formazione. La pandemia ha accelerato il bisogno, ha accelerato tante cose, lo diciamo spesso, ma anche il bisogno di competenze digitali e non portando a un incremento della fruizione di corsi online, di corsi sul web, facendo sì che il mercato dell'e-learning raggiungesse nell'ultimo anno un valore globale di oltre 300 miliardi di dollari. Tutto questo è accaduto in uno scenario già in costante e veloce evoluzione, in cui si stima nascano in media, pensate, 50 nuovi lavori al giorno. Proprio così un contesto in cui risulta a questo punto sì, è più evidente che le persone necessitino di una formazione continua. E allora noi cercheremo di capire come portare a applicare questa cultura del continuous learning, dell'imparare, insomma, dell'apprendimento continuo all'interno proprio delle aziende. E allora, caro Rodrigo, la prima domanda che ti rivolgo è il fatto che questo trend, e cioè quello dell'evoluzione della fruizione di corsi di formazione attraverso soluzioni digitali, sia o meno destinato a continuare dal tuo punto di vista? Allora, sicuramente lo scorso anno c'è stata una presa di consapevolezza come è avvenuto con lo smart working, ma diciamo con altre realtà legate al digitale, che è possibile fare una formazione di qualità anche non necessariamente in presenza. Questo non significa che la formazione online andrà a soppiantare la formazione d'aula di presenza, chiamiamola come preferiamo, ma sicuramente è un qualcosa che va ad integrare un modello didattico e formativo che comunque spesso e volentieri è poco propedeutico all'apprendimento stesso di competenze. Basti pensare che per la prima volta il MIUR ha iniziato a introdurre la didattica a distanza come metodologia didattica. È stata molto discussa, può essere condivisa o meno, il discorso è molto semplice. Comunque il personale docente andrebbe formato per fare didattica a distanza, e poi in particolare la formazione online è una metodologia, non è la formazione stessa, quindi giustamente va applicata, va utilizzata quando necessario. Quello che abbiamo visto che sta cambiando, soprattutto anche prima della pandemia, in realtà già da fine del 2019, è che mentre prima le persone cercavano, ad esempio, dei master di 1000-1500 ore, adesso si sta capendo sempre di più che c'è la necessità di acquisire le competenze in maniera smart. Quindi questo che cosa significa? Significa farlo in modo intelligente. Non occorre fare magari dei master lunghissimi, no? Quando poi in realtà ci occorrono soltanto alcune specifiche competenze da allenare per poter fare un determinato lavoro, per potersi andare a specializzare. E quindi oggi quello che fa realmente la differenza sul mercato del lavoro è la capacità di riuscire ad acquisire in tempi rapidi determinate competenze, perché magari una persona che acquisisce una determinata competenza tecnica, se lo fa con una formazione a distanza, che può essere un webinar, come può essere una formazione sincrona, videocorsi, come facciamo noi in Life Learning, è molto probabile che questa persona possa essere più competitiva rispetto a una persona che, tra virgolette, è incatenata in un programma formativo lunghissimo di tantissime ore, e quindi essere, diciamo, più pronta per il mercato del lavoro, perché poi dopo alla fine quello che stanno vedendo anche le aziende è che comunque conta sempre di più quello che sai fare, non tanto quello che puoi dimostrare di sapere. Quindi giustamente avere delle competenze specifiche che possiamo applicare, giustamente è sicuramente meglio rispetto a che aver fatto percorso formativo lunghissimo, spesso che magari può essere anche dispersivo o su tematiche troppo trasversali, e far perdere, diciamo, la centralità dell'obiettivo formativo, che è quello di acquisire e allenare competenze.
Beh, direi che sono due i passaggi fondamentali e chiave del tuo ragionamento. Ti do del tu, peraltro, perché vedo che comunque sei giovane, io mi illudo di esserlo, quindi mettiamola, diamoci del tu. Dicevo, due passaggi chiave assolutamente, cioè l'importanza della formazione di chi fa formazione, che magari viene dato per scontato, ma che inevitabilmente non lo è, perché poi la formazione intesa quella online sul web diventa inevitabilmente diversa per modi e per modalità di comunicazione nei confronti di chi ascolta. E poi, lo hai detto adesso proprio poco fa, tempi rapidi per determinare insomma le competenze necessarie. E allora un po' hai già risposto alla domanda, a questa seconda domanda che ti giro. Ti chiedo di andare un po' più in profondità, come sono cambiate le esigenze di formazione delle aziende e su cosa ci si formerà maggiormente nel futuro? Allora, in realtà sono tre i principali gruppi di competenze su cui adesso si sta facendo molta attenzione, sulla quale noi stiamo concentrando anche i nostri programmi formativi. Ovviamente togliendo tutto ciò che, diciamo, ambito medico, perché lì, diciamo, è un tipo di percorso diverso. Oggi ci sono tre macro gruppi di competenze che noi definiamo anche quelli che attualmente sul mercato del lavoro in Italia sono quelli più pagati in un contesto lavorativo. Quindi, se qualcuno giustamente oggi sta decidendo in che ambito mi devo andare a formare, allora, Certo. il primo ambito è sicuramente quello IT, e con l'IT includo tutte quante quelle figure professionali del mondo digitale che hanno tendenzialmente un RAL elevato dato da un alto livello di specializzazione. Può essere, ad esempio, possono essere delle figure IT come programmatori, possono essere social media manager, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi comunque figure che lavorano nell'ambito IT, perché ad oggi in realtà già da diversi anni comunque anche il MISE sta comunque finanziando la digitalizzazione delle imprese tramite programmi di formazione 4.0, tramite voucher che sono stati fatti negli anni per adeguarsi tecnologicamente. Quindi comunque la digitalizzazione è un qualcosa che negli ultimi 3 anni, ma anche e soprattutto nel 2020, è un qualcosa di altamente pagato, perché comunque molte aziende, anche aziende molto grandi, hanno necessariamente bisogno di figure sempre più specializzate in questo ambito, e anche aziende più piccoline comunque per non chiudere si devono adattare, no? Il secondo gruppo di competenze maggiormente pagate sono ovviamente quelle che sono competenze manageriali, competenze gestionali, cioè quindi chi ha la capacità di gestire un progetto, gestire un gruppo di persone, gestire un'azienda, perché comunque spesso si prevede diciamo, un RAL fisso molto alto per, diciamo, l'alto livello di responsabilità barra di comunque specializzazione a livello di gestione. E anche quelli che possono essere dei bonus in base ai risultati dell'azienda, del progetto, del team. Quindi, diciamo, ha questa veste molto, molto importante. Perché sono importanti queste figure? Perché le competenze manageriali sono quelle in grado di situazioni tipo pandemia, non ti faccio chiudere l'azienda, magari evito pure di andare in cassa integrazione perché riesco a riconvertire l'azienda. Ok, quindi in questo caso sono veramente fondamentali, cioè in queste casistiche sono veramente fondamentali quando ci sono comunque delle crisi aziendali da affrontare, ma anche nei normali, diciamo, no, chiamiamoli normali comunque processi di crescita e espansione di un'azienda stessa. Il terzo e ultimo gruppo, che in realtà sono quelle sempre che sono meno citate, ma sono a mio avviso anche tra quelle più pagate, sono le competenze di natura commerciale. Basta aprire un qualunque sito di annunci di lavoro e si trovano a migliaia di annunci di lavoro di figure sales, commerciali come business developer, venditori e quant'altro. E sono delle figure dove paradossalmente non c'è un percorso accademico prestabilito, Vero? ma di solito queste sono figure che hanno un fisso tendenzialmente basso, ma hanno dei bonus molto, molto elevati. Mi capita anche spesso i miei clienti corporate di avere all'interno della stessa azienda direttori commerciali sulla stessa linea gerarchica rispetto magari a un direttore di risorse umane, a un direttore marketing, che hanno un RAL più elevato dato anche dai bonus.
per chi ovviamente non è una figura manageriale in ambito sales, ma comunque si occupa di attività commerciale, lì la differenza la fanno i benefit, i bonus percepiti in base alla produttività, perché lì comunque c'è una produttività di cioè la creazione proprio del volume d'affari, di fatturato e diretto, quindi anche facilmente commisurabile a quelli che possono essere degli incentivi. E queste sono figure che poi ovviamente diventa interessante quando si iniziano a combinare fra di loro. Quindi ad esempio io posso avere delle competenze manageriali in ambito sales, quindi comunque ho una conformazione del mio RAL annuale che inizia a diventare interessante, o ad esempio figure manageriali in ambito marketing, basti pensare a un direttore marketing o un e-commerce manager. Quindi comunque questi generalmente sono ad oggi i tre gruppi di competenze maggiormente pagati nel mondo del lavoro. Perché sono quelli maggiormente pagati? Semplicemente perché sono quelli di cui le aziende oggi nel 2021 hanno bisogno. Molto interessante, dunque information technology, competenze gestionali e competenze commerciali, questi tre, le tre macro aree che ha identificato il nostro ospite, Rodrigo Di Laura, amministratore delegato Life Learning Group. E a questo punto, per chiudere la nostra breve chiacchierata, ti chiedo e ribadisco, insomma, come abbiamo accennato e parlato al concetto di continuous learning, ebbene, in che modo può essere possibile portare e applicare questa cultura e quali saranno i benefici maggiori, principali per aziende e non dimentichiamoci anche dei dipendenti, ovviamente. Ma allora, in realtà qui non c'è un qualcosa che può essere fatto, nel senso, se parliamo di formazione bisognerebbe semplicemente accettare il fatto che io oggi ho delle competenze che domani diventano obsolete se non le vado ad aggiornare, nel senso l'esperienza che magari viene anche pagata sul mondo del lavoro, ma viene pagata perché ha un valore, tanto per intenderci, e diciamo l'esperienza si fa aggiornando, andandoci ad aggiornare continuamente. Se io faccio sempre le stesse cose in maniera ripetitiva per anni, non sto facendo esperienza, sto soltanto ripetendo una cosa che già so fare. Per quelli che sono, e quindi basterebbe acquisire la consapevolezza del fatto che comunque la nostra società si chiama life learning non a caso, nel senso che la formazione è un qualcosa che va fatto continuamente, formazione sulla propria crescita personale, e formazione intesa anche come competenze, perché cambia il mercato, cambiano gli strumenti che utilizziamo, cambiano le necessità delle aziende. Per quanto riguarda i benefici, la tua azienda, sicuramente la competitività, come ho già detto pure prima, in situazioni di crisi, tipo quella dell'anno scorso, ma anche tipo quella di adesso, chi va avanti e chi ha delle competenze interne che sa mettere a servizio del proprio lavoro. Quindi comunque le aziende che fanno formazione sono aziende competitive, ok? Per quanto riguarda i dipendenti è un pochino lo stesso discorso, al contrario, il concetto della propria employability. Se io sono una persona che si aggiorna continuamente, che fa formazione, che ha un percorso di carriera anche lineare, che va a correlare magari con attività che vanno comunque, che sono comunque propedeutiche alla mia crescita come persona e di conseguenza anche come professionista, io non avrò mai problemi a trovare lavoro, assolutamente. Eh beh, insomma, questo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti e più, sentiti, insomma, da questo punto di vista per quello che riguarda il mondo del lavoro. E allora, questo è stato il nostro approfondimento su il continuous e-learning, segreto per il successo dell'azienda, attraverso la nostra intervista, insomma, all'amministratore delegato Life Learning Group. La nostra HR TV Week andrà avanti nel corso dei prossimi giorni e, caro Rodrigo, noi poi parliamo sostanzialmente, il nostro palinsesto principale si occupa di economia, di finanza, e come sai i mercati tendono sempre ad anticipare un po' quello che succederà. Anticipo anch'io quello che succederà in qualche modo, nel senso che l'HR TV Week continuerà, anche nel senso che ci sarà una nuova edizione molto presto, e proprio in virtù degli argomenti e della chiacchierata che abbiamo fatto, sarebbe bello e interessante avere ancora Rodrigo Di Lauro e Life Learning anche alla prossima HR TV Week. Insomma, questo è un modo per in qualche modo assicurarci anche la tua presenza la prossima volta. Volentieri.
Ti ringrazio. Intanto grazie a te ovviamente e a Life Learning Group. Buon lavoro e alla prossima. Alla prossima, grazie mille.